Buonasera Gianluca, Leonardo Russo per Futura Production, secondo gol stagionale e secondo gol al Massimino. Tra l'altro, a parte la prestazione sicuramente positiva, abbiamo visto anche una tua condizione fisica veramente eccellente. Fino all'ultimo minuto, prima di uscire, continui a correre veramente su ogni pallone. Posso fare ancora di più perché all'80esimo avevo i crampi, perché a parte sono un po' raffreddato, però devo lavorare un po' sulla condizione, perché appunto voglio completare i 90 minuti a migliorare e a finire meglio. Però sì, diciamo sto meglio e adesso piano piano riusciamo a raggiungere l'obiettivo. Ciao Gianluca, buonasera, Vittorio San Giorgi per Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Complimenti per il gol e la prestazione. Ti chiedo, la sensazione che abbiamo noi è quella di un gruppo forte, granitico, coeso, lo si è visto anche oggi con una reazione importante dopo quello, diciamo, i turbamenti che potevano esserci in settimana con la penalizzazione, anche con le difficoltà estive. Insomma, come la vedi dall'interno e come state vivendo questo momento? La sensazione è giusta, perché della penalizzazione non se ne è mai parlato dentro spogliatoio, quindi abbiamo pensato e pensiamo solo al campo, come abbiamo dimostrato, e il gruppo fa la differenza e si vede, lottiamo e tutti corrono per il compagno, e quello è l'obiettivo, perché si vede in mezzo al campo che stiamo dando tutto. Ciao Gianluca, Marco Zappalà per Cityzone. Ti chiedo sulla tua posizione in campo, perché è stata un attimo modificata, no? Sei partito da trequartista, mezza punta con il 3-4-2-1, adesso anche a causa dell'emergenza a centrocampo stai svolgendo forse più il ruolo di mezzala in questo 3-5-2. Come ti trovi? Perché noi da saltatore dell'aria stiamo vedendo grandi qualità, anche ad esempio in occasione del gol di oggi, gol molto simile a quello che hai fatto contro il Benevento. No, io, a dire la verità, nasco mezzala, quindi diciamo questo è il ruolo mio principale, però come ho sempre detto io sono a disposizione del mister e della squadra, in qualsiasi ruolo vengo messo cerco di dare il massimo e aiutare i miei compagni. Ciao Gianluca, Federico Rosa, hashtag Sicilia. Ti faccio una domanda molto veloce: a chi dedichi questo tuo secondo gol? E anche il primo e il secondo, insomma, a chi dedichi questi gol? Il primo l'ho dedicato al direttore, perché si è visto, e diciamo lo abbracciavo perché appunto me l'aveva chiesto prima della partita, e io diciamo devo tutto alla mia famiglia, ai miei bimbi e mia moglie, perché diciamo per me sono un punto fondamentale. Concetto Sciuto, New Sicilia. Dicevi mezzala, adesso sei in un altro ruolo, ritornare a mezzala ora o rimanere in questo ruolo per il futuro? No, come ho detto prima, io sono a disposizione. Visto che hai fatto due gol praticamente. Io sono a disposizione, in qualsiasi ruolo vengo messo cerco di dare il massimo, poi dopo tre quarti, mezzala, in tutti i ruoli per me va bene tutto, l'importante è aiutare la squadra a portare a casa il risultato.